Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Step by Step. Mi si vedono un po' con le mani, fa un caldo terrificante, ma facciamo questo video un po' per ricapitolare quello che è successo in questi mesi e del perché la cadenza di video è un po' sparsa, ecco, non c'è un ordine molto organico in quello che stiamo facendo, non a livello di programma, ma a livello di tempi. Purtroppo se io che Matteo, purtroppo anzi per fortuna, se io che Matteo lavoriamo e quindi riuscire a dare una tempistica a tutti i video e cercare di farli cadenzati bisettimanalmente, mensilmente, piuttosto che è veramente, veramente difficile. Visto il riscontro incredibile che abbiamo avuto nell'arco di questo anno e mezzo che abbiamo fatto su YouTube, più o meno anno e mezzo, anno e tre quarti, che è stato davvero incredibile se pensate che un canale di fisica ha già più di 5.000 iscritti, 5.500, una cosa del genere, al momento in cui sto parlando, è veramente incredibile. Quindi quello che vorremmo fare è ampliare il nostro canale con più format possibili e cercare di farvi, diciamo, entrare il più possibile all'interno del canale, coinvolgendovi in maniere diverse, quindi tramite magari dei supporti che possono essere non soltanto i video, ma anche qualcosa di diverso a livello di formato. Quindi quello che stiamo pensando è innanzitutto essere un po' più cadenzati per quanto riguarda la teoria e gli esercizi e cercare di riuscire a fare almeno, diciamo, un paio di video di teoria e un paio di video di esercizi ogni mese. È veramente difficile, veramente, veramente molto difficile. Questo perché richiede un sacco di lavoro, un sacco di preparazione e al di là di quello che noi facciamo come lavoro per il canale, lavoriamo in università, io e nelle scuole, molto probabilmente tra poco, Matteo, quindi è molto difficile, però cercheremo di farlo. Quindi l'idea sarebbe quella di, intanto piano piano, iniziando con l'estate, che avremo un pochino più di tempo, di ricominciare ad essere un po' più serializzati con i video. Non mancheranno ovviamente questi mini vlog di aggiornamento dove ci parliamo un po' io e voi, se volete mi fate delle domande, io posso rispondere in generale a quelle che voi mi fate e continueremo, diciamo, a seguire questo format per tenervi aggiornati con le nostre decisioni, con quello che vorremmo fare. Dopodiché torneranno le interviste. Le interviste le faremo con ricercatori, professori, persone del mondo della scuola e professionisti dal mondo del lavoro. Abbiamo avviato una collaborazione abbastanza importante con un canale di YouTube enorme rispetto al nostro e dobbiamo iniziare a produrre dei video insieme a loro e portarli poi qui sul canale. L'altra cosa che vorremmo iniziare a portare è la divulgazione scientifica. Della divulgazione scientifica non è semplice da fare in modo, diciamo, professionale, quindi se ne può fare in modo molto scherzoso, ma a livello professionale non è così semplice da fare. Ma stiamo pensando ad una serie di argomenti che possono essere di interesse un po' per tutti, ovviamente partendo dall'ambito della fisica, per poi eventualmente spaziare su altre cose e che possano interessare un po' la platea di persone che abbiamo coltivato nell'arco di questo anno e mezzo e magari tendendo ad ampliarla. L'altra novità che porteremo quindi in questi mesi, piano piano, sono i PDF delle lezioni di teoria. Mano a mano trascriveremo o in Word o in LaTeX, adesso vedremo se magari con qualche linguaggio di programmazione ci aiuteremo magari noi stessi a fare delle cose un po' più automatizzate, cercheremo di fare dei formulari completi con tutto quello che noi facciamo all'interno dei video di teoria, in modo tale che voi abbiate il video di teoria e tutto quello che vi può servire all'interno di un PDF che poi potete stamparvi, portarvi dietro, farne quello che vi pare. Ecco, comunque questa è la nostra idea di base per avere anche qualcosa di cartaceo su cui poter lavorare da parte vostra. Tra poco c'è anche la maturità. Matteo, che vede molto più lungo di me sotto questo punto di vista nella scuola, ha pensato di fare una cosa veramente molto intelligente. Il 19, che ci sarà la seconda prova di maturità, se non sbaglio, esattamente lo stesso giorno, ovviamente al termine della prova, faremo uscire la soluzione dei quesiti della maturità, quindi la soluzione dei problemi e la soluzione dei quesiti che verranno proposti per quanto riguarda il liceo scientifico. Ed eventualmente, se ce la facciamo, anche, no, credo che ci sia soltanto liceo scientifico, matematica effettivamente, o matematica e fisica. Quindi quello che, potremo risolvere ve lo porteremo direttamente sul canale in tempo reale, in modo tale che voi abbiate una correzione tramite video ragionata di tutti i problemi e possiate farci delle domande eventualmente prima di un orale. L'ultima novità, ma è una macro novità che forse avevo già accennato in uno dei vlog passati e poi prometto di smetterla, è il fatto che io me ne vado. Me ne vado non dal canale, cioè continuerò a lavorare insieme a Matteo ovviamente per tutto il tempo perché il canale nostro ci teniamo moltissimo, ma io parto a settembre, partirò per circa 8 mesi più o meno come primo periodo che farò all'estero e lo farò negli Stati Uniti. Ormai è tutto confermato, ovviamente ho aspettato a dire tutte queste cose perché non erano ancora del tutto certe, ma ormai è tutto confermato e partirò l'ultima settimana di settembre per tornare a inizio maggio del 2020. Farò un periodo di ricerca in California, precisamente all'Università di Stanford.
Quindi sarà un'esperienza incredibile, ovviamente dal punto di vista di vita sono hypato ed eccitato al massimo, anche se adesso non si vede perché sono stracotto dal caldo, dal lavoro, da tutto quanto, ma veramente sarà un'esperienza incredibile e quindi andrò a vivere là per 8 mesi circa. Tornerò poi dopo in Italia, cosa farò? Sì, ovviamente tornerò, dovrò continuare il percorso della scuola di dottorato che sto facendo qui a Verona e dopodiché vedremo quando finirà o magari durante il percorso del dottorato se partirò per altre mete. Intanto sono stato in tanti posti, domani devo partire per la Germania per qualche giorno, insomma si continua a muoversi. Bene, penso che per il video sia tutto, spero di non aver dimenticato assolutamente niente, altrimenti Matteo mi picchierà e ha ragione. Cercheremo di essere un po' più cadenzati con i video. E vogliamo ringraziarvi, come ultima cosa, vogliamo ringraziarvi moltissimo per tutto quello che fate per noi. Fate nel senso che continuate a supportarci. Ci sono veramente tantissime persone che ci scrivono e al di là delle persone che ci scrivono, che guardano i nostri video. Questo è veramente importante per noi, visto che il lavoro che facciamo non è un lavoro puramente di buttiamo giù quattro cose e vediamo come vengono. Non è semplice realizzare tutti questi video e farsi venire le idee. Quindi grazie mille ovviamente da parte mia e di Matteo, che prima o poi mostreremo all'interno di un video, visto che è stato richiesto. Prima o poi lo mostreremo. Grazie mille per tutto questo supporto che ci date. Come sempre, link in descrizione, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, commentate, fate un po' quello che vi pare, insomma tutto quello che c'è da fare sul canale sapete benissimo. Ci rivediamo al prossimo video, che sarà probabilmente un video di teoria seguito da un video maxi di esercizi sulla lezione precedente e quella che uscirà fuori di teoria tra pochissimo, e dopodiché ci sarà il video per quanto riguarda la maturità della seconda prova. Per adesso è tutto, ci vediamo quindi al prossimo video. Ciao ragazzi!